Dopo la gara di apertura a Monza, che aveva visto il dominio di Salvatore Tavano, il TCR Italy arriva in Riviera Romagnola con il secondo appuntamento stagionale che va in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in un caldo ed appassionante weekend di inizio giugno. Sono proprio le temperature elevate a mettere a dura prova i piloti della serie tricolore. 27 le vetture in pista sul tracciato riminese con la new entry di MM Motorsport subito protagoniste. Franco Girolami infatti con la Hyundai i30N del team bergamasco centra la pole position e la vittoria in gara 1, mentre il suo compagno Jack Young è terzo nella seconda gara di Misano. Al via di gara 1 Girolami prende subito la testa della corsa inseguito da Antiburi e Nicola Baldan, tutt'altro che perfetto in partenza. Subito fuori dai giochi Raffaele Gurrieri che in uscita dalla curva del carro prima impatta contro lo Sabatino di Mare, poi finisce la sua corsa nella sabbia di Misano Adriatico. L'intervento della safety car è immediato e al restart Jackie Young infila prima Baldan, poi Buri accodandosi al suo compagno di squadra, salvo poi doversi fermare qualche giro più tardi a bordo pista a causa di problemi tecnici alla sua Honda Civic. Ma se davanti gli animi sono tranquilli e nelle posizioni di rincalzo che la lotta si fa dura con continui contatti e sportellate. Stefanoschi e Reduzzi, Tavano e Kuril, Vattel e Romagnoli, fino a Paolino e Poloni sono ai ferri corti e tutti sono portatori sani dello spirito del turismo anni 90. Ancora una volta la safety car deve calmare gli animi e raggruppare gli scatenati piloti della serie tricolore consentendo il recupero della vettura di Marco Butti, anche lui fuori dai giochi mentre era in lotta per il podio della classe DSG. Alla fine è Franco Girolami a conquistare la vittoria all'esordio davanti a Buri e Baldan. Grazie, buongiorno a tutti. Scusami italiano e piccolo, ma sono molto felice per tutti il team MM Motorsport, Shas Motorsport, tutta la famiglia Honda. Ha fatto un lavoro grandissimo, tutto lo meccanico. Sono molto felice, la macchina ha fatto tutto. Al via di gara 2, Kuril in pole position per l'inversione delle prime 8 posizioni di qualifica non si schiera dopo il giro di formazione ed alza bandiera bianca. Reduzzi può così scattare con pista libera, ma sbaglia clamorosamente la posizione in griglia e dopo lo start viene penalizzato con un drive-thru. Antiburi, scattato dalla sesta posizione, riesce a portarsi subito a ridosso di Reduzzi, mentre alle loro spalle è un agguerrito Salvatore Tavano con la Cupra di Scuderia del Girasole a recuperare posizioni e a puntare verso il podio, stringendo anche Stefanovski subito dopo lo spegnimento dei semafori. Ma la safety car è entrata in pista dopo un contatto tra Carminati e Paolino, ricompatta il gruppo e dal restart è bagarre tra Baldan, Tavano, Young, Girolami, Brigliadori e Ceccon. I protagonisti del TCR Italy regalano spettacolo con una battaglia d'altri tempi, ma il più scatenato è sempre Nicola Baldan che recupera posizioni ed arriva fino alla terza posizione, superando Tavano che però subisce una penalità di 25 secondi. Come in gara 1 per Young, in gara 2 è Girolami a parcheggiare la sua Honda dopo un'escursione nell'erba all'esterno dell'ultima curva, lasciando campo libero ai suoi diretti inseguitori. Nella seconda parte di gara sono ancora contatti e battaglie ad infiammare la gara. Paolino entra in contatto con Poloni, il bergamasco, finisce in testa coda e viene colpito da un incolpevole Jonathan Jacon con la safety car, costretta a rientrare in pista a 4 minuti dal termine del tempo. Nel finale il capolavoro di Baldan, che all'ultima curva dell'ultimo giro infila Jack Young per il secondo posto con una manovra superlativa. La vittoria va a Antiburi davanti al Veneto e al nordirlandese. E oggi abbiamo centrato la prima posizione e questo mi rende veramente molto felice. Siamo stati bravi a controllare la gara e guardiamo con fiducia alla prossima. Perdo almeno una posizione ad ogni partenza, anche nel 2018 le due gare che ho fatto prima dell'incidente la prima volta mi si è spenta addirittura, quindi adesso dobbiamo fare un test solo di partenze perché è un peccato, col passo che avevo potevo sicuramente giocarmela con Anti che è stato un grande doppietta del team Target, sono veramente felice, buoni punti per il campionato e andiamo avanti così. Era una grande sfida, ma solo quando sono sceso in pista ho capito realmente che tipo di sfida difficile fosse questa. Abbiamo fatto del nostro meglio. Sono un po' dispiaciuto per gara 1, ma abbiamo imparato molto e questo sarà importante per il prosieguo della stagione. Tra le TCR DSG, doppietta per il friulano Dennis Babouin, che si conferma l'uomo da battere anche nel secondo appuntamento stagionale. Non demorde e continua a crescere Sabatino di Mare, per due volte sul secondo gradino del podio a Misano. In chiaro scuro, invece, il fine settimana di Marco Butti, il giovanissimo comasco, terzo in gara 2, non è stato fortunato nella prima gara ed ha dovuto cedere il podio della classifica generale a Omar Fierucci.
Prossimo appuntamento con il TCR Italy il 26 e 27 giugno sul circuito romano di Vallelunga.